Ma la situazione chiaramente rispetto alle 24 ore precedenti muta di poco, cioè nel senso che i positivi sono cresciuti di 3 unità. Tra l'altro la vera novità è che da ieri abbiamo iniziato a eseguire i test di laboratorio con un laboratorio aggiuntivo, che è quello nostro all'interno dell'ASP di Trapani, ed esattamente all'interno del presidio ospedaliero di Marsala, che dovrebbe processare a regime non appena, diciamo, si superano le prime difficoltà chiaramente organizzative di un avvio di una cosa così delicata. Ecco, dovremmo attestarci su un fabbisogno di 80, 100, 120 esami al giorno. Questo ci consentirà intanto di poter effettuare un maggior numero di test, non soltanto sulla base di quello che i regolamenti regionali prevedono, e cioè sui cittadini che sono sintomatici o che comunque sono venuti a contatto stretto con positivi o alla fine del periodo di quarantena, ma anche iniziare, questa è la mia volontà, e secondo anche le linee delle direttive regionali, iniziare anche con il personale sanitario negli ospedali, che oggi è certamente il personale più esposto e che quindi nell'ipotesi diciamo, di positività non sintomatica potrebbe essere fonte di ulteriori contagi o focolai. Questa è la cosa oggi importante. Quindi, unito poi alla forte attività di contenimento che è stato preso dal governo nazionale e regionale, con l'individuazione anche all'interno della provincia di Trapani di una zona rossa, che è il comune di Salemi, questo per cercare di ridurre quanto più possibile gli effetti espansivi della pandemia e dell'epidemia. Quindi questo è il tentativo che stiamo tentando di fare. Al contempo, come l'assessore Razza ieri ha dichiarato in una sua conferenza stampa insieme al nostro governatore Musumeci, lo sforzo che il governo sta facendo è quello di reperire posti letto sia per quanto riguarda le positività, cioè i malati Covid, sia per quanto riguarda le terapie intensive. Oltre poi a un bando che è stato fatto per reperimento anche di strutture private tipo alberghiero, che a breve mi trasmetteranno per la provincia di Trapani, per individuare strutture dove, diciamo, poter effettuare quarantene in isolamento di persone che magari non hanno la possibilità di poterlo fare all'interno del proprio domicilio. Questo è il piano che in buona sostanza si sta mettendo in campo per contenere il contagio, il cui picco, da dati, diciamo, che la stessa regione ha emanato, dovrebbe avvenire, diciamo, entro le prossime 2 settimane, fino alla prima settimana del mese di aprile. Quindi è un sistema che si sta un po' rimodulando proprio per far fronte a quella che è l'emergenza che ancora si attende, il picco appunto previsto per metà aprile. Lavora su numeri che potrebbero arrivare, nella peggiore delle ipotesi, con contenimenti forti a livello regionale, ecco, con picchi nella prima settimana di aprile, diciamo, sicuramente superiore a quelle attuali. Direttore, invece circa gli esiti dei tamponi fatti su presunti contagiati a Mazara, che tempi ci sono d'attesa per avere proprio notizie? Intanto entro oggi dovremmo avere i tamponi effettuati nella giornata di ieri, quindi io aspetto dal Dipartimento di Prevenzione della Unità Operativa, diciamo, di Epidemiologia, gli esiti di questi.